molti italiani chiamano tutto il tempo, dalle 7 di mattina partono le chiamate dove la gente chiede come può aiutare, cosa deve portare, e che ora può venire qua. Abbiamo tante risposte che la gente viene per portare diverse cose, soprattutto chiediamo le medicine e, se è possibile, faccio un appello, Tranex 50 mg, quelle che ferma la sangue, perché abbiamo appena avuto una chiamata, una richiesta specifica. Poi accettiamo gli indumenti caldi, le coperte, il prodotto di lunga durata, le medicine, le bende, tutto che serve in casi speciali, diciamo, in casi come guerra. Tutto serve, sì, perché così possono mangiare bambini, insomma, pannolini per le medicine, per dire, cioè abbiamo, portano tutto. E quindi, grazie. Chi vuole venire e donare, sarà la chiesa sempre aperta. Ci sentiamo, tutta la mia famiglia, in questo momento ci sentiamo di fare questo piccolo gesto, è piccolissimo, però per stare vicino ai bambini e tutta la gente che soffre per questo brutto evento, che dopo la pandemia, sinceramente, che ci ha provato, questo ancora di più. Il carico, difficile dire, dipende quando torneranno i polmini, però tra mercoledì e venerdì, e speriamo terzo carico sabato domenica prossima, quella principale. L'orario della Basilica sempre dalle 9 alle 6, segreteria è aperta e si potrà fare accoglienza delle cose, però ovviamente se necessita portare più tardi o la sera siamo disponibili di ricevere le persone. Io ho portato un po' aiuto, questo che porto ancora, ancora, perché serve aiuto. La situazione è come fosse Seconda Guerra Mondiale, Hitler invade un paese, ecco in questo caso Putin che si comporta da Hitler invade Ucraina, c'è una invasione totale. Tutto il mio cuore, di mia figlia e mio cuore per ucraini, per nostra libertà, per finalmente scrivere nostra storia, vera storia che è stata cancellata, seppellita. E siamo sempre stati dominati, arrivata ora, perché noi adesso siamo scudo di tutta l'Europa.